Il trio Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello arriva in Palazzo Vecchio a Firenze. Il loro umorismo non li abbandona mai, ma questa è l'occasione per sensibilizzare sul tema dell'affido familiare. Chiunque può essere un genitore affidatario a tempo pieno o part-time. Basta avere tempo e amore da donare ai bambini meno fortunati. Spesso e volentieri il termine straordinario si usa per anche uno spettacolo, ma il nostro dovere, o una cosa ben fatta. Una cosa così amorosa come prendere un bambino in affido è veramente straordinario, per cui chi lo volesse fare, e siamo qui anche per ringraziare le famiglie che già lo fanno, lo si può fare ed è appunto, come ho detto, una cosa eccezionale. Panariello e Conti raccontano la loro esperienza da piccoli, momenti non facili nonostante i sorrisi su cui hanno costruito una carriera. Io, diciamo così, sono stato poi affidato ai miei nonni, quindi questi nonni che già avevano una certa età avevano già altri 5 figli e hanno accolto altri 2 ragazzi, quindi hanno fatto uno sforzo meraviglioso che insomma poi alla fine ha ripagato però e quindi insomma hanno fatto una cosa che può essere in questo caso da esempio per tutti quello che vogliono farlo, perché è una cosa molto difficile, però è una cosa che poi è un gesto meraviglioso, è un gesto di accompagnamento per un bambino che piano piano cresce e che poi può fare la sua vita in maniera, sentendo l'affetto dei genitori, perché a me per esempio i miei nonni non mi hanno mai fatto mancare quell'affetto lì. Una mamma straordinaria, esatto, che ha fatto da babbo e da mamma e che appunto auguro a tutti questi bimbi di trovare, se non una mamma naturale, comunque una mamma che li adotta, che li prende, che gli dà quell'amore che tutti questi bambini hanno, nel quale tutti questi bambini hanno bisogno, perché la cosa più importante è quella di riuscire a dare amore e dare questo abbraccio gigante, farli crescere con la tranquillità che non è soltanto economica, è una tranquillità di interiore, una tranquillità di serenità e di amore che ogni bimbo è giusto che abbia. Poi l'appello del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Noi abbiamo circa 80 famiglie che prendono in affido dei bambini, bambini che vengono da esperienze molto difficili, spesso dolorose. Quindi è un gesto di grande, grande generosità, però abbiamo bisogno di sempre più persone disponibili, per questo cogliamo l'occasione di questo incontro per lanciare un appello a tutti i fiorentini, i toscani, perché possano anche loro venire in comune e dare la disponibilità a prendere in affido una persona. Basta anche essere diciamo adulti, si può essere anche single, non è necessario avere una famiglia. Questi bambini hanno solo bisogno di un po' di cure e di un po' di amore. Ringrazio ancora una volta Pieraccioni, Conti e Panariello, perché con questa loro presenza ci permettono di parlare di un tema molto sentito che riguarda la solidarietà e l'attenzione verso i nostri bambini.